Durante i lavori della giuria abbiamo avuto il piacere di conoscerlo sia dal punto di vista professionale e sia dal punto di vista umano, quindi conoscere il suo lato umano e apprezzarlo per tutte le sue doti di alta moralità. Ed è per questo che l'associazione, appena ha saputo di questo evento, ha voluto dare il suo piccolo patrocinio. Alessio Chiodini, attore del Posto al Sole, conosciutissimo nel pubblico televisivo. Benvenuto ad Ortona. Grazie, grazie. Bella cittadina, bella accoglienza, si respira arte. Hai visto il castello? Sì, l'ho visto da fuori, purtroppo non ho avuto modo di vederlo da dentro, però lo visiterò. Hai girato qualche film nei castelli? No, non mi è mai capitato. Infatti desidero, insomma, che avvenga il prima possibile. Magari qui, chi lo sa. Lei è giovanissimo e ha vinto già un premio come attore protagonista in Casa Cupiello. Una bellissima soddisfazione per un ragazzo. Sì, è stato il mio primo premio, avevo 13 anni, insomma. È stata la cosa che mi ha acceso un po' la fiamma della passione per il teatro, per la recitazione, insomma. Lei è molto legato anche a Christian De Sica. Sì, è uno dei miei punti di riferimento a livello comico. Ho avuto l'onore di lavorarci insieme nel 2011 con Natalia Cortina, insomma è stata una bella esperienza. Alessio Chiodini, lei ha un viso accattivante, convincente. Quanto è importante il feeling con il pubblico per un attore? Beh, noi lavoriamo per il pubblico, quindi il feeling con il pubblico è tutto. Se non c'è quello non c'è lavoro e quindi ce ne stiamo a casa. Torniamo un attimo indietro, il Posto al Sole. Quando è iniziata questa programmazione, Alessio aveva pochissimi anni. Magari i suoi genitori, i suoi nonni seguivano Rai 3. E invece no, non lo seguiva nessuno a casa mia e da quando ci sono entrato sono diventati tutti fan. Voi direte, chissà com'è. Invece no, anche quando non ci sono io seguono. Quindi. I romani sono faziosi. No, non è per i romani, è una questione proprio che a casa mia non si è mai visto un Posto al Sole, però ho fatto conoscere un Posto al Sole anche a casa mia, insomma. Il sole riscalda. Come sei entrato in quel cast? Ho fatto un provino, l'ho vinto e sono entrato a far parte di questa famiglia meravigliosa. Adesso stai interpretando un ruolo molto complicato, il ruolo di un gay che viene cacciato di casa dal padre, che non viene considerato dagli amici. Un ruolo veramente importante. Sì, raccontiamo una storia che poi riguarda tanti ragazzi coetanei di Sandro, il mio personaggio, e insomma speriamo di farlo al meglio. Perché i giovani normali non accettano l'altra diversità? Ma io credo che sia un problema culturale, è un problema che in Italia ancora non c'è una piena libertà di pensiero in direzione di questo argomento. Bisognerebbe partire dalle scuole per educare i ragazzi che ci sono varie forme d'amore, l'amore omosessuale è pur sempre amore. Il problema è i normali, sono normali? Secondo me l'amore non ha forme di normalità, esiste e basta, e chi lo prova è fortunato e deve viverselo e goderselo appieno. Tu sei favorevole all'adozione di un bimbo da parte di una coppia gay? Io penso che un bambino senza una famiglia e senza un'istruzione non abbia un futuro, quindi se c'è qualcuno che può donare un futuro a un bambino, anche se si tratta di una coppia di omosessuali, penso che sia, tra virgolette, sempre una fortuna per lui. Alessio Chiodini tornerà al teatro in autunno con un ruolo molto importante. Sono impegnato invece in uno spettacolo dove interpreto Giuseppe Ungaretti a Roma per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Per un ragazzo che vuole dedicarsi a fare l'attore, quali sono i primi passi? Bisogna studiare, avere pazienza e avere fortuna. Il libro è importante, leggere molto è importante. Assolutamente sì. Tu come hai iniziato? Scusami del tono amichevole. Ho iniziato frequentando un'accademia che si trova a Roma, si chiama Teatro Senza Tempo, e poi da lì insomma c'è stato un percorso di carriera. Ma c'è la passione dentro di te? Assolutamente sì, è il fuoco che arde. Un'ultima domanda, sì. Chi vincerà lo scudetto? La Roma, il Napoli o la Juventus? La Roma purtroppo è attardata ormai, mi auguro il Napoli. Buona carriera ad Alessio Chiodini. Grazie.
Giulia, attrice oggi alla presentazione del libro di Attilio Ortolano. Sì, salve, allora io mi chiamo Giulia Capuzzimato e anch'io ho studiato presso l'Accademia Teatro Senza Tempo, mi sto a giugno mi diplomo e posso dire che... Tu vivi a Ortona e sei originaria di Taranto, è così? Esatto, io sono originaria di Taranto ma vivo... Giovanissima, hai fatto già tantissime cose. Attrice, danzatrice, cantante, come abbiamo visto anche questa sera alla Sala della Musica di Francesco Paolo Tosti. Sì, è una passione che c'ho da quando, che ho da quando sono piccola. Ho iniziato a ballare a 6 anni, quindi me la sono portata avanti questa cosa. Infatti ho fatto molte tournée nazionali, ho fatto la tournée di Tutti Insieme Appassionatamente con l'Accademia dello Spettacolo. Adesso grazie all'Accademia Teatro Senza Tempo ho fatto parecchi spettacoli, tra cui Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, conosciutissimo. E a giugno faremo La Tempesta, sempre di William Shakespeare. Penso che la mia ambizione è riuscire a far capire a molti ragazzi, molti giovani talenti, che non serve solo avere il bel viso. Se hai la passione e ti muove, smuovi veramente le montagne. Ho 21 anni e spero di avere tutta la vita davanti per fare l'attrice e per donare al pubblico la verità. Ci vuole molto impegno. Ci vuole molto impegno e molta dedizione. Molto allenamento, molta lettura. Beh sì, molta lettura, anche perché più si legge e più si apre la mente a varie cose. I social sono negativi o positivi? Dipende da come li si utilizza. Per esempio, se si fa un cattivo utilizzo sono molto deleteri, però se usati nel modo giusto possono aiutare. Meglio leggere un libro. Quello sicuramente, leggere un libro, andare a teatro, vedere film, però penso che la miglior palestra sia vivere. Applaudire Giulia Capuzzimato. Ma magari, se volete. Attilio Ortolano, autore del libro Il cuore che abito. Il cuore che abito, una bella soddisfazione per lei. Sì, siamo alla seconda pubblicazione, per me ecco, io mi sento ancora un principiante, nel senso che la cosa bellissima è che nella letteratura non si finisce mai di imparare, si è sempre piccolissimi e si impara tantissimo da tutto quello che poi dicono i lettori, perché l'autore è l'ultimo dei lettori. Il tuo messaggio principale che trasmetti in questo libro? Ma di messaggi ce ne sono secondo me molti, il mio è semplicemente uno e non credo di dirlo adesso, ma la cosa bellissima poi è che in un libro, come dicevo già in precedenza, ogni persona trova un messaggio proprio e se vogliamo poi sintetizzarlo ai limiti possiamo dire che la letteratura, ecco, ci insegna proprio che nessuno è solo, cioè tutti appartengono. Si può sintetizzare, le querce si abbattono, gli uomini si rialzano. Sì, gli uomini, ecco, si rialzano sempre, ma dalle querce più che abbattersi possiamo imparare che l'albero che va più in alto, la quercia che va più in alto è quella che poi ha messo le radici più profonde. Allo stesso modo l'uomo che vuole puntare in alto, magari evolversi, è quello che deve mettere le radici più forti, che probabilmente sono quelle dell'amore, come abbiamo detto in questa presentazione. Cadere 7 volte, rialzarsi per 8 volte. Sì, è qualcosa che fa parte, credo, di tutta la vita, anzi il bello a volte è proprio cadere, perché così si capisce che cosa significa rialzarsi e si capisce anche che l'uomo dopo tutto può vincere sempre qualsiasi tipo di battaglia. I tempi moderni, i ragazzi si allontanano dalla lettura, tutti sui social. Sì, a chi non piace leggere io posso dire non leggete. Però quello che mi piace pensare è che in un libro anche di 100-200 pagine alla fine ad ogni persona, anche a chi non piace leggere, rimane magari una semplice frase, così come a me è successo con tanti altri libri che poi uno si porta dietro per sé. Come scrivesse, che si presta a essere presentato in questa sede, in questa sala. Si presta particolarmente perché questo ente, come sapete, l'Istituto Nazionale Tostiano, da tempo si occupa non solo di Tosti,
diciamo che Tosti lo abbiamo riposto al centro dell'attenzione mondiale. Qualche giorno prima del Festival di Sanremo il Ministero dei Beni Culturali ha inaugurato un portale della canzone italiana, andatelo a vedere, è molto interessante, e ci sono due sezioni specifiche, e tra le prime una è dedicata a Tosti e l'altra a Giuseppe Verdi. Questo per dire che Tosti oramai non se ne abbiano gli ortonesi, è patrimonio della comunità. Uno di voi. Devo fare una breve premessa. Subito il dopoguerra è nata la narrativa neorealistica, e che è stata puntuata, diciamo così, dalla cinematografia. Quando Alberto Lattuada ha detto in un famosissimo manifesto programmatico: abbiamo degli stracci, mostriamoli. E Carlo Lizzani dice: siamo stati bravi come registi a mostrare le conseguenze negative della guerra. Ma il neorealismo poi ha lasciato il posto al gruppo 63, che è sfociato consumando i nervi e il cuore. Perché si spinge così in fondo? Perché esige di essere vissuto, scorre dentro, ci vuole mettere alla prova. A volte siamo noi ad avere la possibilità di decidere per chi o cosa soffrire, altre volte no. C'è chi si spinge fino a certi precipizi invisibili di emozioni e fiamme, si avvicina a ciò che provoca la morte, ma senza permettere ad essa di buttarlo giù. Solo pochi hanno questa possibilità, altri no. Altri cadono nel vuoto. Sono quelle le persone che con i sogni bruciati divengono l'esempio di come vivere la vita vera. Un proverbio dice che se cadi 7 volte devi rialzarti 8. Oh, sto tremando, non capisco perché. Per quelle infallibili chiedete a qualcun altro. Esistono molti modi per scrivere qualche cosa. Sicuramente, in tutti questi modi, è sempre meglio che l'autore di un libro scriva il meno possibile. Noi siamo la mano, la penna. Il resto viene spesso da qualche luogo che è dentro di noi, in un posto così profondo che è collegato all'universo, che dunque paradossalmente è fuori. Non è importante per me che chi legga queste parole ci creda o no. Chi non conosce il buio non può capire la luce. E nessuno può dimostrare che non si tratti di un passato o di un futuro, come corre il tempo è un mistero. Non abbiamo potuto conoscere antiche civiltà e se sono state più furbe di noi a scappare altrove è da valutare. Si perdono il mare e i parchi terrestri. Se hanno deciso di non entrare più in contatto con noi è da capire. Solo gli umani fanno esperimenti atomici sul pianeta su cui vivo. Questo clima di commozione ed emozione in tutti noi, ma del resto il mio sarà un intervento proprio affettivo-emozionale. Permettetemi di seguire perché appunto anch'io per quei soldi... Ho sceso dandoti il braccio, almeno 1 milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso 1 milione di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Innovano in Ludovico equilibrio e gentilezza, compresse dentro al cuore. L'amore è un sentimento che riesce a far pressione nel sangue. Può rendere migliori o peggiori. Sono solo 2 facce di ciò che può insegnare.
In quei giorni, in solo un suo sguardo, era per Ludovico nuova linfa per animo, un benessere distaccato e protettivo. Restarono fino al tramonto, quando la sera iniziava a graffiare le nubi del cielo. Ti senti come quel mare questa notte? Questo specchio pieno di luci, silenzioso, a cui manca qualcosa? Sei l'unica persona che abbia una sensibilità tanto simile alla mia, disse Claudia. Beh, nello specchio d'acqua ci sono infinite possibilità, guardale. Spesso mi sento sola. Very fair.